I bambini di Alta Valtidone provano a progettare il comune che vorrebbero e suggeriscono agli adulti idee su come rendere il territorio più vivibile. Chiedono piste ciclabili, come quella che potrebbe unire Stra e Trevozzo, aree di sgambamento cani, un centro polifunzionale con piscina, bar e biblioteca, parchi gioco, una nuova piazza per Nibbiano, una scuola a Trevozzo con banchi esagonali per studiare e banchi a forma di stella per condividere il momento del pranzo. Tutte idee che il comune nato dalla fusione tra Nibbiano, Pecorara e Camminata ha fatto proprie. In vista della stesura del nuovo piano urbanistico generale, i bambini delle scuole primarie hanno risposto all'invito a partecipare alla sua realizzazione, costruendo decine di modellini che sono stati esposti in una mostra in piazza Nibbiano. Abbiamo trovato dei progetti talmente tanto interessanti, degli argomenti talmente tanto profondi che abbiamo deciso di non chiudere tutto nei nostri uffici tecnici, ma di farne una mostra, perché abbiamo capito che dalle idee dei bambini potevano nascere delle interessanti motivazioni da inserire nel piano, dalla pista ciclabile alla scuola, al centro polifunzionale. Ci siamo proprio resi conto che i bambini amano il loro territorio, che vogliono vivere in Alta Valtidone. Questo percorso è stato preso a modello dalla regione Emilia-Romagna, che è venuta più volte a vedere i lavori fatti dai ragazzi. Ne uscirà una pubblicazione a cura della regione e diventerà un progetto pilota che studieremo insieme alla Facoltà di Architettura e alla Facoltà di Scienze dell'Educazione di Bologna, per fare in modo che gli altri comuni della regione possano usare il nostro metodo di lavoro anche negli altri comuni del territorio regionale.